carissimi colleghi e scollegati, stimati e stigmati wazzisti, qui vi presento una versione minimalista di come camperizzare la vostra Waz 2206-3909, whatever. Questo per sviluppare al meglio il suo potenziale in quanto carico passeggeri, carico materiale e camper di facile adattamento. Questa è la versione minimalista. Attenzione. Fornellino da campo con relativo gas, no? Qui praticamente scaldi l'acqua, qui gli metti il caffè che adesso l'ho usato, e qua gli versi track, la sua acquetta, e qui hai il tuo bel caffè. Macchinetta da caffè da tenere di fronte, ma non da usare mentre vai a Livigno o comunque dove ci sono le curve, perché sennò è un casino. Pentolino. Fornellino da campo, militare, questo per fare le uova e questo per bollire l'acqua qualora tu voglia farti una zuppetta cinese, no? O un minestrone di questi liofilizzati. Ovviamente il tutto viene sempre fatto all'esterno del veicolo. Ok? Dopodiché cosa abbiamo? Una griglietta, se fai il fuoco di fuori, questa gliela metti appunto sopra i mattoni o whatever e ti fai la tua bistecchina qua sopra. Tagliere, volendo anche piatto. Piatto di carta, piatti di carta, piatti di carta. Piatto di un materiale che... It's ok, va bene anche come tagliere, insomma, ho più taglieri che non piatti, ma volendo sono taglieri e anche piatti. Scodelline, questo per l'avena, il riso, ma più che altro l'avena. Quindi bollire acqua calda, avena, versare acqua calda e hai la tua avena pronta con... dopo vi faccio vedere. Borsetta per mettere la frutta. Bastoncini cinesi. Kit e servizio posateria. Quindi abbiamo posate, coltello, cucchiaio, forchetta. Coltello per spalmare, apriscatola, coltellino, whatever. Poi abbiamo anche qua un altro set di... Coltello, forchetta, coltellino multiuso e... cucchiaio. Cucchiaino per... il caffè, da misurare il caffè, e un altro coltellino Swiss che insomma ce l'ho lì piccolino, Opinel. Cioè, il tutto va all'interno del cubo che una volta coperto lo puoi usare anche per sederci sopra. That's it. Questo è il kit per il barbone, cioè il viaggiatore, il vagabondo. Però c'è tutto quanto, vedi che ci sono due tazze, due piatti, cioè due coppette per mangiare roba calda, piatti di carta, tagliere, ne ho altri tre a bordo della Watts, forchette ci sono, due forchette, due coltelli, anzi più di due, insomma c'è tutto quanto il necessario.
Importante, l'apriscatola. Sottolineare che questo qui è un astuccio per penne, matite, no? Però all'occorrenza, cioè è inutile montarsi tutto un mobile per portare quattro posate. Cioè quello che c'è è proprio il necessario per farti il tuo traveling. Ecco qua tutto sistemato e questo qui va a bordo della UAZ. E ho tutto quello che serve. Le nostre due borse frigo. Attenzione. Apri bottiglia. Coltello. Quello lì che praticamente è più che altro roba secca. Ritz, taralli, crostini, cracker, avena, roba cinese. Zuppe cinesi, noci, semi di lino, noci, whatever, non mi ricordo più come si chiama, noci, proteine, cioccolata, peanut butter, caffè. Questi sono roba dell'Ucraina, sono ottimi questi qua, sono delle come una semi tritati, alcuni no, con della vaniglia, altri con della frutta, però sono ottimi, vengono dall'Ucraina. Questi sunflower, come cazzo, whatever. E questo è quanto. Mi manca ancora il kefir. Non prendo lo yogurt, ma il kefir. Questi vanno con l'acqua, il kefir va con le proteine, le noci vanno con le noci, volendo fare il mixing, poi la frutta, che devo ancora prendere, la prendo prima di partire, e ancora delle, come si chiamano, le aringhe. Le aringhe, ottima forte fonte di proteina, vanno benissimo con i crackers, e anche del formaggio spalmabile, un po' grasso, però it's ok. Va bene. E questo è quanto. Il tutto dentro le due borse frigo. Crackers, che li ho comprati in Italia 2 mesi fa circa, ce li ho ancora. E come questi, che li ho comprati in Italia ancora non li ho. Questi qua, i taralli. Minimalista. Se vuoi mangiare qualcos'altro, vai in un ristorante, ti fermi, vai in un ristorante. Questo aiuta a socializzare, comunicare. No? No? C'è il nuovo Imer 4x4 S. Fuck. Io ho 200.000 euro. La base. 200.000 euro il camper, 200.000 euro parto e faccio il giro del mondo più volte. 200.000 euro. È da lì che ho preso lo spunto per fare il mio video. Ed eccola qua l'organizzazione camperizzamento. Borsa all'interno, abbiamo sacco a pelo, lì abbiamo un altro sacco a pelo trapuntato, militare svizzero, qui grande cuscino, là dentro coperte, due sacchi a pelo, di cui uno che fa anche da cuscino, sgabellino multiuso, i due frighi, contenitore che volendo questo si può mettere dalla parte opposta e mi fa anche da sedile qualora mi voglia sedere da quel lato anziché questo. Poi arriviamo alla parte interessante.
cosa c'è in un campo regolare è la toilette, cosa che qua purtroppo non abbiamo, ma ci dobbiamo organizzare. Quindi, come si chiama? È il pissoir. Qui all'interno abbiamo carta igienica, fazzoletti multiuso per pulirsi, fazzoletti multiuso per pulirsi, carta igienica e that's it. Salviette, no? Salviette multiuso. Ma per andare a fare la cacchina, ti trovi a volte nelle situazioni in cui magari non trovi un supermercato, non trovi un bar, insomma sei in certi posti, anche in un parcheggio, dipende, no? Beh, in ogni caso, la tenda, quella open, apri in 3 secondi e chiudi in 20 minuti, e secchiello. All'interno del secchiello abbiamo i sacchetti. Sacchetto, te lo metti dentro, fai il tuo bisognino, chiudi il sacchetto e il gioco è a posto. Volendo, puoi anche farla qua dentro, come in realtà tanti fanno. Ho incontrato altri personaggi che avevano magari un transporter o altri che però non avevano la toilette, e con una toilette di quelle che hanno il liquido dentro, ce l'avevo anch'io tanti anni fa, e la fanno all'interno del mezzo. It's ok, che devi fare? Barboni, vagabondo, lifestyle, whatever. Questo qui intanto lo cambio e lo metto di là e quell'altro lo butto, così almeno sono a posto. Ecco, qui la ginocchiera qua non ci serve, però è comunque. Qui ce n'ho un altro, sono tutti nuovi. Dopo un tot di tempo conviene buttarli quelli là e te ne prendi degli altri. Ecco, questa qua è importante comunque da tenere. Magari non la usi, però se ce l'hai, almeno ce l'hai. Secchiellino, ti fai il tuo bello squat sulle gambe e metti il sacchetto e ti prepari già con la tua borsetta e la tua scatoletta con carta igienica e salviettine, no? E alcol per igienizzare le mani e sei a cavallo. Cioè, ma che? Hai capito? Sei a posto. Del secolo. No. La lanterna magica. Guarda, quello lì è un fuorimeno. Però sa che, dai. Compro due pile e vediamo. Ma prima funzionava sto barbatrucco. Ah, vedi? Funziona. Solo che è giallo e si vede poco. Comunque dai, va bene, hai visto che simpatico? Ma dai, capito? La libertà te la giochi come vuoi. Fantastico. Bene, come va il mezzo? Come va il mezzo? Come va la Watts al di là di tutto? Sì, a parte questi punti, tic e tac, no? Ma per il momento la Watts, il motore, gira benissimo. Capito? Per il momento gira benissimo. Non voglio osare troppo, però per il momento gira bene. Speriamo che continui e che non mi dia problemi, no? Seri o gravi. Capito? Per il momento gira, il motore gira bene. E non ho nessuna mancanza, a parte la spia del motore, che è quella della tanica, della benzina. Si è spenta e poi di nuovo si è riaccesa. Deve essere il galleggiante, come mi ha detto il meccanico, deve essere il galleggiante. C'è qualche problema col galleggiante.
no? Borsetta, la toilette, una di qua e l'altra di dietro. E mi sembra che abbiamo tutto quanto in regola. Lì abbiamo il nostro topolino. Come prima parte io direi che ci siamo. E mi sembra che ci siamo. Questi potrei anche metterli dietro, ma mi piace averli qua per comodità, così non devo. A volte parcheggi e metti direttamente il muso attaccato a quello che sia, e quindi così non devo aprire e ce li ho già qua disponibili. Se no devo aprire quello, prendermeli e portarmeli qua, e allora tanto vale che me li tengo qua. Posso anche mettermi di là, ho più spazio libero. Ho attaccato questo. Ho tolto quello che c'era qua, che non si vedeva, era sbiadito dal sole, from Sicily and Sardinia, e adesso ho attaccato questo, così si vede che questa non va più degli 80, capito? Questi li devo cambiare, sia uno che ovviamente anche l'altro, perché singolo non me lo vendono. Era già da un po' che questa era rotto qua sotto, e quindi devo cambiarli tutti e due. Siamo pronti, un paio di giorni e partenza. Insieme al nostro bel frigo e il contenitore con le pentole, eccetera, è importante durante le soste fare esercizio, fare un po' di stretching, due flessioni. E quindi dimmi tu quale camper ha questa possibilità di fare gli esercizi. Non c'è. Io invece ho il set, guarda, attenzione, questo per le flessioni, questi si smontano, però eviti di mettere le mani per terra, capito? Con questi qui fai il rolling, sono tremende, però sono molto efficaci, vanno benissimo, keep in shape. Questi che non li ho mai usati, però fanno parte per le flessioni. Corda da saltare, che è già da un po' che non la salto. Pallina che te la giri nella testa e fai il boxing. Set di elastici, questi sono molto molto importanti. Un paio di guanti.